del nuovo soggetto politico sinistra italiana. E credo che dobbiamo affrontare questa assemblea con l'auspicio intanto di tenere dei tempi ragionevoli negli interventi che sono stati programmati e quindi anche nelle conclusioni che poi saranno fatte da Nicola Fratoianni e poi da Nichi Vendola per la parte finale, sapendo che per noi, qualcuno dice, l'assemblea che chiude Selle, no, questa è l'assemblea che proietta Sinistra Ecologia e Libertà nel futuro, e quindi e credo che questo applauso vada dedicato a tutte le militanti e le militante che hanno dato modo a Sinistra Ecologia e Libertà di vivere e poi permettetemi, credo di interpretare tutti voi, un grande grazie a Nichi Vendola che in questi anni ha rappresentato non solo il presidente formale di Sinistra Ecologia e Libertà ma il cuore della nostra passione e della nostra proposta politica. Fatemi anche ringraziare tra i tanti Fabio Mussi e Gianni Mattioli che sono in questa sala e che con il loro contributo di passione e di intelligenza ci hanno consentito a Nichi la parola. C'è un'espressione che è stata autorevolmente adoperata, che fotografa più di qualunque analisi la condizione del mondo. La bancarotta dell'umanità. È difficile sfuggire al giudizio impietoso, talvolta così lontano dal dibattito politico, che riguarda la deriva dell'umanità. Quando milioni e milioni di persone si mettono in cammino, in fuga, sono gli effetti di una globalizzazione fallita che ha immaginato di poter integrare i mercati disintegrando i popoli e le persone, disintegrando i diritti. Vedere che la reazione della parte ricca della vecchia Europa non è dissimile da quella che altre parti d'Europa ebbe nei confronti degli ebrei che provavano a scampare la mala sorte dei campi di sterminio. È la bancarotta dell'umanità, quando la politica non è capace di mettere oggi al primo posto il martirio di Aleppo e la vicenda dei bambini di Aleppo e di alzare una bandiera che non è una bandiera retorica e che non può essere una bandiera soltanto nelle mani dell'autorità religiosa. La bandiera della pace e del disarmo, del no a una guerra che è un intrico di guerre. Quando la politica non fa questo, la politica non serve a nulla. E proprio Aleppo ci manda a dire di quanto sia complicato il mondo di oggi. Per un morto di quella città è difficile, se fosse in grado di analizzare dall'oltretomba la sua condizione, è difficile capire da chi è stato ucciso. È difficile capire quante guerre si coagulano in una guerra, in una metaguerra
che si svolge in ogni parte del mondo e che lì precipita in forme particolarmente atroci. E di fronte a quella realtà si squaglia come neve al sole tutta la retorica universalistica dell'Occidente. E l'Occidente, con le sue promesse, con le sue illusioni, che oggi appare come il rinnudo di fronte alla realtà. E in questo quadro l'afasia dell'Europa è soltanto l'ennesima conferma del fatto che una narrazione costruita sulle banche e sui trattati neoliberisti è una narrazione che non è capace di recuperare un'anima a un continente che avrebbe dovuto essere paradigma di civilizzazione e luogo elettivo della cura dei diritti umani. E così non è. L'esodo dei migranti, la vicenda della guerra sono emblematiche dello stato del mondo. E vediamo oggi Trump, Putin, Erdogan ergersi come coloro che guidano una parte rilevante della partita della vicenda del mondo. Vedete, se la globalizzazione ha schiantato il senso dell'agire politico, perché ha prodotto una società senza rappresentanza, conflitti senza mediazione politica, dolore sociale senza partito. Tutto questo non solo rende la politica un orpello inutile e oggetto di legittimo disgusto, ma tutto questo purtroppo mina le fondamenta, la convivenza, ed è la ragione per cui ovunque nel mondo cresce il populismo reazionario delle oligarchie e delle élite. La vittoria di Trump e la sconfitta della Clinton, da questo punto di vista, parlano al mondo intero, come parla al mondo intero la vicenda della resistenza a un lessico omologante rappresentata da Bernie Sanders, che ancora oggi rappresenta un punto di coagulo delle speranze della gioventù più colta e di una parte del mondo del lavoro negli Stati Uniti d'America. E noi ci troviamo di fronte a questa realtà. L'agenda della destra economica, che è fatta di precarietà, privatizzazioni, diritti della merce contro diritti della persona, si rivela per quello che è. Non è un'agenda neutra, non è la tavola dei comandamenti dettata da Dio, non è il ricettario obbligato e necessario per governare il mondo. Se il compito della sinistra è quello di fare l'ammorbidente nella lavatrice liberista, oggi si vede bene che così la sinistra semplicemente non ha più senso, è una parola tra le altre. E il paradosso è che una sinistra così neppure vince, non soltanto non convince più, e vince invece la destra, una destra addirittura di miliardari che sembrano occuparsi dei poveri e che danno sfogo alla rabbia dei ceti medi impoveriti. Pensate al rapporto che vi è tra la costruzione del governo Trump, le cariche fondamentali e quello che quel governo manda a dire di rappresentazione castale della società, e la classe operaia bianca e tante fasce di America marginalizzata che hanno creduto di vendicarsi per le promesse non mantenute dei cosiddetti riformisti votando da quella parte. L'Europa viene consegnata alla destra dal suicidio della sinistra di governo. Ormai questo è il dibattito che attraversa tutte le sinistre, è il dibattito al centro delle primarie del Partito Socialista Francese, è il dibattito che lacera
la vicenda del Partito Socialista Spagnolo, è il dibattito che lacera la vicenda del Partito Laburista Inglese. Quella sinistra di governo che ovunque apre alla svendita dei beni comuni, alla spoliazione dei diritti sociali, alla selvaggia ristrutturazione di un mercato del lavoro che diventa modernamente ottocentesco. È vero, avevamo ragione noi nel luglio del 2001 a Genova, avevamo ragione noi a dire qual era noi contanti, noi a leggere la falsa coscienza delle promesse di una globalizzazione liberista che era così gravida di minacce persino per la specie umana, per la vita dell'intera umanità. E avevamo ragione in tanti, con tante storie, con tante culture. Ci abbiamo ancora riprovato, ci abbiamo tante volte riprovato, e ogni volta che l'offerta politica è stata alta, chiara e limpida, la domanda di cambiamento è riuscita a incontrare quell'offerta politica. Il punto non è la domanda di cambiamento, il punto non è mai la domanda di cambiamento, il punto è sempre la qualità dell'offerta politica. Che cosa sei in grado di fare per rendere credibile la congiunzione tra la parola speranza, che chiama in causa le proprie personali aspettative di vita, che chiama in causa le condizioni immateriali dell'esistenza di milioni e milioni di persone, e la politica come strumento di conoscenza e di liberazione, e di liberazione che passa attraverso la conoscenza e non la manipolazione della verità. Questo è stato. Vedete, ancora ieri, lo spettacolo del Consiglio d'Europa, che punisce ancora una volta Tsipras, che si permette di immaginare, di usare, di spendere un avanzo di bilancio per assumere dei medici, per fare interventi nella realtà più piagata dalle politiche dell'austerity in Grecia, e il Consiglio d'Europa, che è così pudico, così diciamo diplomatico nei confronti di Orban e nei confronti di altri fascisti che stanno innalzando muri nel vecchio continente, invece è di una severità veramente insopportabile, perché Tsipras si permette di immaginare che la Grecia appartenga all'Europa dove la vita viene salvaguardata e i diritti umani vengono custoditi. No, non gli è consentito, perché tutto questo mette in discussione la rigida teologia dell'austerity. Diciamola così, è un'Europa morta ed è un'Europa che non si accorge o che finge di non accorgersi che così non c'è destino per il vecchio continente. E qui l'Italia del renzismo. Ecco, su questo ci dobbiamo chiarire un po' di più, anche tra di noi. Il renzismo non è un accidente della storia, ma il compimento di una storia. È la completa liquidazione dei riferimenti sociali e delle culture politiche che hanno rappresentato il fondamento della vicenda che chiamiamo sinistra. La sconfitta di Italia Bene Comune all'elezione del 2013 ha consentito l'irresistibile ascesa di un homo novus come Matteo Renzi, in realtà a dispetto diciamo del giovanilismo e della rappresentazione mediatica sempre molto enfatica, un homo novus molto vecchio nei suoi riferimenti culturali e nel suo vocabolario, molto molto vecchio, che ha consentito il capovolgimento del programma di Italia Bene Comune. Quei parlamentari del Partito Democratico che siedono sui banchi della Camera e del Senato sono stati eletti sulla base di un impegno elettorale che era un documento firmato e sottoscritto da Pierluigi Bersani e da me,
e c'era un programma di governo là dentro. Il fatto che Renzi abbia realizzato non quel programma di governo, ma quello del nostro avversario, quello di Silvio Berlusconi, la dice lunga su cosa sia accaduto. Certo, noi in quella vicenda ci abbiamo provato e devo dire la verità, il nostro azzardo era più grande di quanto noi stessi non pensassimo. Era più grande perché poteva provare da uno dei sei paesi fondatori dell'Unione Europea a mettere effettivamente in discussione le politiche dell'austerity. E per questo Italia Bene Comune era una minaccia internazionale per i poteri costituiti. E siamo stati sconfitti perché il Partito Democratico ha sfidato il senso comune mentre scriveva quel programma, così ardito evidentemente, contemporaneamente coccolava la favola del governo Monti, cioè di un governo che si è presentato sotto le sembianze di un governo tecnico per sterilizzare il senso politico delle scelte che andava compiendo. Non c'è nulla di tecnico in scelte che riguardano il mercato del lavoro, la vita dei pensionati, l'investimento nella scuola e nella ricerca. Sono le scelte più politiche che si possa immaginare e il governo Monti aveva questo mandato, questa missione: rendere invisibile la politicità di scelte profondamente contrarie agli interessi del popolo italiano. Ecco, assumere l'agenda neoliberista appunto come un orizzonte obbligato e dunque diventare complici dell'Europa dell'austerity. Del resto, con l'introduzione in Costituzione dell'obbligo del pareggio di bilancio, si costituzionalizzava una delle favole del liberismo, la più ustionante del welfare e dei diritti sociali. Cioè si metteva fuori legge quella che è stata una prospettiva importante, una scelta politica importante nell'America degli anni 30, nell'America rooseveltiana e anche nell'Europa delle grandi socialdemocrazie nordiche. Si metteva in discussione questo. Si metteva in discussione l'idea che si potesse finanziare anche col debito la ripresa dell'economia, che non può che partire da una più diffusa capacità di consumo dei ceti subalterni e dal diritto al lavoro per le giovani generazioni. Usare la giusta critica dell'elefantiasi burocratica del paese per far saltare il banco dei diritti e dei poteri della democrazia territoriale con lo sblocca Italia. Perché lo abbiamo detto tante volte, quello che fa particolarmente impressione è l'uso disinvolto del vocabolario per camuffare il prodotto. E se una legge viene presentata come sblocca Italia, è chiaro che si prova a impedire la visione del contenuto di quella legge e si allude all'esperienza di ciascuno di noi che sbatte il muso contro quel muro di burocrazia che ogni giorno lede i diritti dei cittadini, non solo i diritti delle imprese, i diritti dei lavoratori, i diritti dei giovani. Ma lo sblocca Italia non era la sburocratizzazione dell'Italia, lo sblocca Italia era un cedimento forte alla rendita fondiaria, alla speculazione edilizia, a un'idea di cementificazione del territorio che dovrebbe essere il punto principale della discontinuità necessaria nel nostro Paese. Usare la crisi degli apparati formativi per cancellare qualunque seria idea riformatrice e progressista della scuola e trovarsi su questo terreno esattamente con le stesse parole d'ordine e la stessa sloganistica dell'epoca della Gelmini, no? Quando si parla di una cosa delicata come il luogo che produce educazione, formazione e l'idea generale della società e si usano parole come efficientismo e meritocrazia,
lì bisogna sapere che sempre si sta nascondendo un effettivo processo di privatizzazione degli apparati della formazione e magari si sta nascondendo sotto qualche foglia di fico il ritorno a una discriminazione classista che funziona dentro gli apparati della formazione, come si vede quando si va a leggere il rapporto tra istruzione e povertà. Usare la drammatica scarsità di lavoro per legittimare una spinta generalizzata verso la precarietà del lavoro. Vedete, questa è la parte su cui credo ci sia più senso comune, molto oltre da noi. Anzi, a volte incontriamo giovani o lavoratori che non sanno quale sia il rapporto tra la sinistra e il lavoro. E cioè, se la sinistra, che immagina la precarietà come il volano verso una forma sconosciuta di modernità, o se invece la sinistra fa della lotta alla precarietà, alla solitudine degli individui, l'elemento fondativo del proprio stare al mondo. È lì che siamo nati. Siamo nati lì. Ce lo siamo raccontati forse con un eccesso di retorica, parlando di come è nato ai suoi albori il movimento operaio, con un'alfabetizzazione che provava a restituire a ciascun bracciante, a ciascun operaio, la visione della propria solitudine come frutto di una scelta di classe, perché le persone che invece si prendono per mano e ragionano sulla propria condizione cominciano a capire che non è un destino cinico e baro, che non è una volontà del cielo quella che ti vuole servo della gleba o modernamente ostaggio del caporato, ma è un'organizzazione degli assetti sociali e produttivi che può essere cambiata. Ma su questo terreno, se si crea qualche equivoco, veramente c'è un cortocircuito. Se non si riparte da lì, dal rapporto tra libertà e lavoro, e dal lavoro come comunità, come mondo del lavoro, non come monadi nel lavoro o nella ricerca disperata del lavoro. A che serve se no? Veramente, a che serve la sinistra? Usare le leve del governo per espropriare il Parlamento delle sue legittime funzioni di rappresentanza degli interessi molteplici del Paese, nel nome di una governabilità che diventa un valore in sé, un valore positivo a prescindere dalla qualità della governabilità, dalla qualità delle scelte che i governi compiono. Usare la parola riforma come un mantra, come se le riforme fossero buone in sé e le innovazioni fossero sempre progressive. Non è così. Il Novecento è la scena di straordinarie riforme reazionarie, di riforme che hanno deformato gli assetti sociali, gli assetti democratici, e di innovazioni che hanno precipitato l'umanità dentro il baratro della guerra e dei lager. Attenzione! Certo, riformismo nel dopoguerra era il riferimento, da un lato, all'esperienza della società dei diritti, come era nel mondo scandinavo. Riformismo faceva immediatamente pensare all'Appennino tosco-emiliano, alle esperienze di buon governo nell'Italia centrale. E il riformismo aveva, diciamo così, degli oggetti preziosi che erano stati frutto di tante lotte, no? Il nuovo diritto di famiglia, quando finalmente cancelli la vergogna che dice che l'incesto è reato solo se dà pubblico scandalo, no? Ti liberi di quell'antica eredità di ipocrisia del nostro paese, o la riforma sanitaria, mettendo al centro il diritto alla salute come diritto universalistico, e poi la conquista del divorzio, dell'aborto e anche dello statuto dei diritti dei lavoratori, in anni in cui il salario di un operaio metalmeccanico in Italia era tra i più alti d'Europa. E invece
riforma e riformismo nel corso dell'ultimo ventennio sono diventati un'altra cosa. Ogni volta che si usa la parola riforma, badate, se guardate attentamente nella vicenda europea, si sta parlando di sussumere a sinistra l'agenda economica della destra. Non è nient'altro che questo. Non è nient'altro che questo. E ancora, riferirsi al passato con un linguaggio lividamente iconoclasta, derubricare il Novecento a deposito di reperti archeologici, considerare superata la distinzione tra destra e sinistra. Ricordo sempre quell'emblematico saggio introduttivo firmato Matteo Renzi al libro, al famoso libro di Norberto Bobbio. Assumere spavaldamente il lessico della destra, persino quando si parla di scuola. Fare di Marchionne il guru della modernità e di Tony Blair il proprio riferimento politico-culturale. E devo dire, diciamo, che ci vorrebbe un po' di senso del pudore, visto poi quello che ci dicono le biografie di questi idoli della sinistra senza sinistra. Ecco, è un po' tutto questo che è stato bombardato dall'esito referendario. Già, il referendum. Abbiamo visto che di fronte alla prova referendaria si è tentato, diciamo, di togliere il contesto politico al referendum e di dire dobbiamo leggerci tutti quanti 47 articoli modificati della Costituzione, dobbiamo restare al merito. E anche molti nostri compagni autorevoli ci hanno rimbrottato pedagogicamente sulla necessità di studiare. E abbiamo studiato. E poi abbiamo scoperto che il problema non era più il merito, ma il problema era l'evocazione del caos. Se vince il no, c'è il rischio del caos. Ma badate, appunto, bisognerebbe tornare a ragionare secondo il suggerimento di Papa Francesco di bancarotta dell'umanità e di capire bene che cosa genera il caos e rispetto a che cosa bisogna essere responsabili. Responsabili rispetto al palazzo o responsabili rispetto al rapporto tra i cittadini, le persone in carne e ossa e la democrazia? Responsabilità. Immaginare di fare un discorso che è la pallida eco di qualcosa che stava nel tempo del Partito Comunista Italiano e che si riferiva a un mondo che non esiste più. Ci sono letture stravaganti del voto referendario. Se il Partito Democratico, diciamo, risorge da questa sconfitta con lo slogan partiamo dai nostri, dal nostro 40%, io gli faccio tanti auguri e gli dico buona fortuna, perché veramente il Dio acceca coloro che vogliono perdere e coloro che non vogliono porsi il problema di una frattura così grave e così radicale. Ci sono 6 milioni di voti che separano il no dal sì e quindi cercare consolazione, immaginare di sovrapporre il voto europeo al voto referendario perché fa sempre 40, significa imbrogliare se stessi e noi naturalmente non possiamo che dolerci di questo atteggiamento masochistico del Partito Democratico. Ma ci sono letture stravaganti e più stravagante di tutti è la rimozione del voto referendario. Io, sapete, me lo posso consentire perché pancia a terra credo di aver lottato come nessun altro perché il candidato sindaco della Milano che usciva dall'incubo di Letizia Moratti fosse un compagno e un amico a cui vogliamo tutti molto bene come Giuliano Pisapia. E io non smetto di volere bene all'amico, ma gli amici bisogna dire la verità se si è veramente amici. E la verità è che lui fonda un discorso sulla sinistra che verrà
come diciamo una corrente esterna del Partito Democratico Renziano nel momento peggiore, e la fonda dal partire dalla rimozione e la fonda a partire dalla rimozione di quello che è stato l'esito referendario, che badate, non soltanto ha dimostrato che c'è nei confronti della carta del 48 più affetto popolare di quanto noi stessi non immaginassimo, perché in una società sbrindellata come la nostra forse qualcuno si tiene, diciamo, in una relazione amorevole perlomeno con i fondamenti, con le carte sacre, quelle che furono scritte, come dicevamo un tempo, con inchiostro di sangue, ma anche perché lì finalmente le persone hanno potuto dare il loro giudizio sulla buona scuola, sullo sblocca Italia, sul Jobs Act, sul referendum che non ha potuto avere esito positivo sulle trivelle, cioè su un'idea complessiva che parla di modello di sviluppo, che parla del rapporto tra il potere e la vita, che parla concretamente della dimensione materiale in cui vivono e talvolta soffrono milioni e milioni di persone. Come si può rimuovere e non capire che lì, diciamo, c'è la dimostrazione di un fatto? Questa roba non funziona più, non c'è più una fascinazione della parola sinistra se la scolleghi dai suoi riferimenti sociali e dalla sua agenda sociale. E quindi si perde. E quindi la responsabilità del fatto che vinca Donald Trump, e il Donald Trump che c'è in ogni paese del mondo, non solo quello che conosciamo, che oggi è che fra qualche giorno metterà piede alla Casa Bianca, è la responsabilità di chi ha consentito a questi di apparire come i vendicatori di quelli che stanno giù, di quelli che stanno sotto. È un paradosso, appunto. I rappresentanti dell'1% dell'umanità si ergono a paladini delle loro principali vittime, del 99% dell'umanità, ma forse perché quel 99% dell'umanità non ha rappresentanza politica, e questo è il problema della sinistra che noi dobbiamo affrontare, la rappresentanza politica. E la sinistra, lo dico per come la penso io, non può fondarsi sulla paura. E il populismo non può essere l'alibi per restare in superficie e galleggiare nel mare delle alchimie politicistiche. Guardate, siamo tutti spaventati da quello che può accadere, da quello che accade quando si rompono gli argini della convivenza democratica, quando c'è la pulsione a far fuori le minoranze, quando il pluralismo viene considerato un impaccio e un impedimento a correre. Siamo tutti spaventati dal populismo reazionario, ma non vorrei che questo spavento ci impedisse di guardare lucidamente ciò che genera il populismo, quel tipo di populismo nazionalista, xenofobo, omofobo, sessista. Se noi non ne cogliamo la radice sociale, se non ne spieghiamo il successo, credo che rimaniamo molto al di qua del nostro compito. Il Sud, ecco, nel voto referendario, dimostra che non è possibile farne di lui una retorica piuttosto che una politica. E parlare del Sud significa veramente parlare di modello di sviluppo, di cura del territorio, di politiche industriali, di investimento in cultura e ricerca, di modernizzazione delle reti infrastrutturali. Ma me lo sono sognato, o con Renzi è tornato in auge il ponte sullo stretto di Messina? Sapete, io sono di sinistra anche perché sono stato fieramente processato due volte
per aver definito, denunciato dal sindaco di Messina e dal sindaco di Reggio Calabria, per aver definito il ponte sullo stretto capace di unire non due coste ma due cosche. Non riesco a cambiare opinione. I giovani sono una retorica, non una politica, e il fatto di avere, diciamo così, una classe dirigente giovane e giovanilista, esuberante nel suo esibito giovanilismo, non compensa la realtà delle migliori teste che pensano che sia necessario scapparsene all'estero e di una diffusa, drammatica domanda inevasa di futuro. Se poi si crede che una scuola aziendalizzata più i voucher creino senso per il futuro di milioni di giovani, è certo allora che il consenso elettorale correrà verso i lidi della demagogia populista. Ecco, vedete, abbiamo provato a guardare in faccia il terremoto, lo abbiamo guardato ogni volta, perché il terremoto dice molto. Oggi parla moltissimo non soltanto dell'evento in sé, ma soprattutto è un principio di disvelamento a quello che è accaduto ai territori colpiti dal terremoto prima del sisma, prima dell'evento sismico. In un paese in cui la cura del patrimonio abitativo, dei piccoli comuni, dei centri storici, dei paesi di montagna e di collina non esiste, e la messa in sicurezza è sempre, diciamo, il tema è retoricamente evocato all'indomani delle catastrofi, il terremoto è una lezione. Non è compatibile immaginare di imparare la lezione del terremoto e di continuare leggiadramente con la filosofia dello sblocca Italia, perché vedete, i vincoli che non sono superabili e che non sono burocrazia elefantiaca sono i vincoli che riguardano esattamente il bene comune e il territorio come bene comune e non come preda per le stagioni di caccia di quel partito che storicamente in Italia ha messo insieme rendita fondiaria e speculazione edilizia e che è tanta parte dei problemi di questo paese. Allora non puoi pensare che aggiungi un po' di ecologia al ponte sullo stretto, un po' di ecologia alle trivelle in mare, un po' di ecologia, perché non si tratta di ritagliarsi un piccolo giardino dell'Eden e l'immagine delle farfalle protette, quando invece il problema è che tipo di industria, che tipo di sviluppo, che qualità del lavoro, che rapporto tra ambiente e ricerca. Se poi non si coglie il rapporto tra questo modello di sviluppo e quella patologia che è diventata quasi fisiologia della vita pubblica, la corruzione e la penetrazione della mafia, allora ogni volta si immagina di delegare ad apposite authority o a legislazioni speciali il compito della politica. La politica si rilassa fino a quando poi le inchieste non svelano una sua permeabilità che, ahimè, non è più una tipicità del centrodestra. Ha a che fare proprio con la sterilizzazione della lettura politica del modello di sviluppo. L'enfasi faraonica che accompagna il gigantismo delle grandi opere e le legislazioni emergenziali che sono sempre state prodotte perché le grandi opere si realizzassero in tempi accettabili è stata l'autostrada che ha consentito la corruzione. E la corruzione è stata a sua volta il semaforo verde per la penetrazione dei clan mafiosi nei cantieri e negli appalti. Questa è la verità. Se poi in questo quadro
La sedicente sinistra di governo sdogana persino il trasformismo. E Verdini diventa una battuta e non un problema di riflessione sul sistema politico e sulla sua degenerazione. Allora davvero è difficile mettere insieme la parola speranza e la parola politica. Diciamo, la dissociazione è perfetta. E torna, vedete, con grande forza la questione morale. Non l'invocazione astratta di più onestà, come nelle giaculatorie grilline, ma la critica appunto dello sviluppismo senza qualità, delle legislazioni speciali, della precarietà come condizione di permanente ricattabilità delle persone e della stessa politica che, liberata dai partiti e liberata dalla rappresentanza di interessi sociali chiari, si consegna a un'opacità totale. La questione morale approda oggi a casa del Movimento 5 Stelle ed è rivelatrice che nel partito supermarket di Grillo il settarismo e la brama di potere, l'ansia governista, sono la maschera che copre la realtà di un movimento che è un arcipelago di cose tra di loro anche diversissime. E noi vediamo che la sindaca di Torino non è la stessa cosa della sindaca di Roma. E la rivoluzione grillina romana, a casa di Alessandro Di Battista, passa dritta dritta da Che Guevara allo studio Previti. E questo è un punto, diciamo, di disvelamento, di decantazione della realtà. E le patetiche parole della Raggi sono un mix di incompetenza e malafede, perché appare incredibile. Appare incredibile che per un governo comunale nato, diciamo, sulla base di una rabbia popolare nei confronti della verità scoperta, rivelata di Mafia Capitale, possa andare proprio nei dintorni di Mafia Capitale a cercarsi il personale politico, diciamo, più forte per la rappresentanza. Certo, concludo, Renzi ha sconfitto la sinistra, non solo quella del suo partito. E c'è una sinistra che pensa che non si possa fare altro che ritagliarsi una nicchia di testimonianza accanto o di lato rispetto al renzismo. Questa io la chiamo deriva minoritaria. Se posso dirlo. E non sto... E non sto proponendo una personalizzazione della polemica politica, al contrario. Penso che Renzi rappresenti una variabile dello stesso schema che porta la socialdemocrazia europea a condividere con lo schieramento conservatore le politiche di austerity che hanno devastato socialmente, culturalmente e politicamente l'Europa. Questo è il punto e su questo bisogna riaprire la partita. In tutto il mondo è questo il punto. Badate, anche in America Latina questo è il punto. È in questo campo di macerie che la sinistra rischia di rimanere uccisa e falsificata persino nel proprio alfabeto fondativo. Lo dico con una certa, con un modo grezzo. Se l'alternativa per noi è tra alzare bandiera rossa e selezionare un'avanguardia di duri e puri per organizzare il prossimo naufragio, oppure soccombere alla resa e provare a rimettere insieme frammenti di sinistra in un'area geneticamente moderata, allora, francamente, la partita proprio non c'è, è già persa in partenza. Io mi sono battuto dentro SEL, e lo faccio oggi che insieme a voi consegno l'eredità di SEL al nuovo soggetto politico, a Sinistra Italiana. Lotto per una sinistra
che interroga la vita e il molteplice della vita. Non ci dobbiamo neppure deconcentrare troppo da questi aspetti. La vicenda catastrofica dell'umanità rischia a volte di non farci cogliere fiori che sbocciano, esperienze nuove, organizzazioni di controtendenze. La molteplicità della vita deve essere l'oggetto principale della nostra curiosità. Una sinistra che rifiuti la separazione tra diritti sociali e diritti civili. Se pensate che le unioni civili possano ripagarmi del Job Act, vi sbagliate di grosso. Una sinistra che si costruisce, badate, che si costruisce come sinistra di governo, ma non muore di governismo, che ragiona politicamente delle grandi contraddizioni che rendono il nostro tempo così gravido di domande radicali sulla nascita, sulla morte, sul vivere, sul lavorare, sul consumare, sullo stare insieme, sulle separazioni che fratturano l'unità del genere umano. Oggi non celebriamo una morte, raccogliamo il senso di una storia, ricominciamo un cammino, mettendo al centro il mondo, lo sguardo sul mondo e sulla utilità sociale di una nuova intrapresa collettiva. Pensiamo che il compito nostro sia quello, nell'epoca del declino dell'ideologia, di una politica senza alternative, che vive nello stagno delle modeste e mediocre alternanze, è quello di rimettere al centro la parola alternativa, di essere forza che si propone di governare il paese, di ricostruire relazioni internazionali che abbiano al centro il cambiamento necessario nel mondo. Bisogna fare questo con tutta la passione che abbiamo, bisogna fare questo con la voglia di vincere, ma senza la paura di perdere. È sempre utile, nei momenti più bui, tornare a riflettere su quella cella piccolissima e disadorna in quella cittadina pugliese in cui uno dei grandi del Novecento riusciva a ragionare su se stesso, prigioniero del fascismo, su se stesso incapace, impossibilitato a conoscere i propri figli, su se stesso lontano e inconsapevole della sorte della propria compagna di vita, su se stesso persino isolato dal proprio partito. E nello sguardo di un combattente sconfitto, come fu Antonio Gramsci, non c'è il risentimento e il rancore, mai, ma c'è la ricerca delle ragioni di lungo periodo della sconfitta di quella che avrebbe dovuto essere la rivoluzione in Occidente e fu capovolta invece nel fascismo, nel nazismo. Ecco, non tutti i semi muoiono, diceva Gramsci. Io penso che noi non abbiamo il diritto di essere sopraffatti da nessuno stato d'animo di depressione, sia pure quando guardiamo alle vicende della sinistra mondiale. Abbiamo semplicemente il dovere di rimetterci in cammino.